Cari voi, salve e bentornati sul mio canale, il Disordinario, un diario di scoperte disordinate. Io sono Mayra e oggi voglio continuare questa rassegna dedicata al mese di giugno e al Pride. Se non sapete di cosa sto parlando, vi suggerisco di guardare quest'altro video dove parlo del perché giugno è dedicato al Pride e che cosa significa effettivamente. Oggi analizzeremo altri 5 artisti che probabilmente non sapevate essere omosessuali, benché non dovrebbe interessarci poi così tanto la loro vita affettivo-sentimentale. Piccolo spoiler, a fine video parlo del mito di Orfeo ed Euridice, che sono convinta sappiate, ma non per intero. La prima artista di cui voglio parlare è una donna ed è Tamara Delempicka. Se non sapete di chi sto parlando, vi lascio delle immagini qua sparse. Lei fu un'artista polacca, o meglio, dichiaratamente polacca, e fu alquanto singolare, in quanto nella realtà dei fatti lei nacque a Mosca, aveva genitori polacchi e le piaceva affermare di essere nata a Varsavia, benché questo non fosse vero. Però, tuttavia, dobbiamo ammettere che mentiva anche sull'anno di nascita, in quanto nacque nel 1898 ed ha sempre affermato di essere nata nel 1902. Ma glielo concediamo. Fu una grande rappresentante dell'Art Deco europea, almeno fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, data in cui si trasferì in America e continuò il suo lavoro di artista. Abbiamo diversi quadri dedicati alla figura femminile, le sue donne sono spesso formose, prorompenti, tornite ed emanano un potere che per quegli anni era facilmente attribuibile al sesso maschile e coniuga perfettamente la figura femminile da un punto di vista molto più potente di quello a cui si era abituati in quel periodo storico, con figure che appartenevano alla quotidianità più domestica. Appunto, spesso vediamo ritratti nei suoi lavori elettrodomestici piuttosto che oggetti, insomma, di vita quotidiana. Ah, se non sapete cos'è l'Art Deco, è quello stile architettonico in cui è costruito l'Empire State Building. La seconda personalità della quale probabilmente non sapete essere stata omosessuale è Benvenuto Cellini. Forse non sapete neanche chi sia Benvenuto Cellini. Fu un artista rappresentante del manierismo italiano ed è noto certamente non per la sua dolcezza o la sua delicatezza nel comportamento, anzi è sempre stato ricordato, tramandato come una personalità piuttosto burbera, scorbutica e dalle diverse accuse di risse e di omicidio. Ci sono diverse teorie che sostengono che le accuse di omicidio che egli stesso lascia attestate in realtà fossero una copertura per le più reali accuse di sodomia. Operò come orafo e scultore ed è noto per le opere commissionate, in particolare per una che adesso è in Piazza della Signoria a Firenze ed è Perseo con la testa di Medusa. Ebbe un stretto rapporto, insomma, di commissione, di committenza con Cosimo I de' Medici. Ecco, di lui mi ha sempre colpito che nella sua stessa biografia, dove si parla di una prigionia anche a Castel Sant'Angelo, affermi fermamente che le reali cause di arresto furono quelle di omicidio. Quindi mi chiedo fino a che punto addirittura si preferisse ostentare un omicidio non commesso per coprire delle preferenze sessuali che in realtà non avrebbero dovuto avere nulla a che fare con la sua produzione pittorica, né tantomeno con la sua vita cittadina. La terza personalità è Jasper Johns. Non so se lo conoscete, ma è noto in particolar modo per questa opera che si chiama Three Flags. Se per caso già lo conoscete, saprete che è stato un rappresentante dello stile, della corrente artistica del New Dada, ovvero di ispirazione dadaista, con diversi riferimenti appunto al dadaismo incominciato da Duchamp. E se già conoscete Jasper Johns, mi chiedo quanti di voi sanno che fu compagno storico di Robert Rauschenberg, altro rappresentante del New Dada, appunto a lui contemporaneo? Jasper Johns è sempre stata una personalità abbastanza riservata, tanto da aver parlato pubblicamente della sua omosessualità solo dopo la morte del compagno Rauschenberg.
quindi relativamente da molto poco tempo. Ed operò sostanzialmente in America. Lui era nato nel South Carolina e mi è piaciuta la sua definizione dell'ambiente artistico del suo tempo. Lui diceva che nella sua terra d'origine non c'erano artisti, ma c'era arte. E questo non gli era servito se non a capire che avrebbe desiderato una situazione differente da quella in cui si trovava. In diversi libri che parlano di Jasper Johns si può leggere che lui avesse trovato in Robert Rauschenberg in realtà la figura dell'artista per la prima volta nella sua vita e che questo l'avesse fortemente spronato a tirar fuori quella aggressività sana che gli ha permesso appunto di emergere in un panorama comunque molto difficile. La quarta personalità di cui vi parlerò è Francis Bacon. Lascio sempre come al solito le varie immagini per rievocare i suoi lavori. Francis Bacon fu un artista anche lui implicato nella corrente dell'Art Deco. In realtà lui ha uno stile davvero molto particolare che è spesso stato comparato con quello di Caravaggio per l'innovazione e per l'atmosfera tetra che racchiude. Cosa succede? Che Francis Bacon dichiara la sua omosessualità fin da adolescente ed infatti a 16 anni viene cacciato di casa. È irlandese e una volta fuori casa vive a Parigi, a Berlino, per poi trasferirsi all'incirca definitivamente a Londra. A Londra, per guadagnarsi da vivere, lavora come designer di interni, appunto specificatamente per l'Art Deco. E contemporaneamente, contestualmente a questa situazione, incomincia ad emergere la sua produzione pittorica. Ha sempre avuto, dal punto di vista sentimentale, delle relazioni alquanto singolari. Una fra tutte, quella sicuramente più curiosa, è stata con un certo George Dyer, vi lascio il nome, che fu un ladro e si conobbero in flagranza di reato. Ovvero, ve lo immaginate, Francis Bacon che allegramente torna a casa, apre la porta e trova sto tizio che sta derubando casa sua. Bene, cosa succede? Chiama la polizia. No! Lo denuncia? No! Se ne innamora e stanno insieme dal 1964 fino al 1971. E la storia finisce perché George si suicida. Quinta ed ultima personalità è un altro Michelangelo. Ricordate che nell'episodio precedente parlavo di Michelangelo Buonarroti? Bene, questa volta vi parlerò dell'omosessualità di Michelangelo Merisi, conosciuto come Caravaggio. Non si sforzò certo di velare la sua propensione, il suo apprezzamento per i corpi maschili, tanto che nei suoi quadri difficilmente troviamo dei corpi femminili e sicuramente non troviamo nudi femminili. Dedicò gran parte della sua produzione a volti di ragazzi che molto probabilmente sono stati anche i suoi amanti nel corso della vita e tuttavia non abbiamo delle confessioni o delle testimonianze esplicite che attestino appunto la sua omosessualità. Tuttavia, da diverse analisi, della maggior parte delle analisi dei critici d'arte a livello mondiale, è sempre stata fortemente sostenuto questo suo orientamento sessuale. Soltanto in Italia c'è stata una aspra diatriba, diciamo, fra i critici d'arte che spesso si sono opposti a questa teoria parlando di una presunta omosessualità di Caravaggio, come se questo potesse davvero avere importanza nell'analisi critica. E mi ha incuriosito il fatto che lo stesso Sgarbi in realtà non abbia mai espresso nulla in contrario rispetto alla sessualità appunto di questo noto pittore, parlando addirittura di uno stupore per come era riuscito a trasporre la sessualità, diciamo la delicatezza, la effimeratezza di questi corpi tramite i lavori, pur parlando di uomini che presentavano un'eleganza sostanzialmente tipica di donne per quell'epoca. Tuttavia anche Caravaggio non fu esattamente la figura dell'omosessuale convenzionalmente conosciuto come delicato, etereo e femmineo, in quanto fu noto anche lui per il carattere burbero, scontroso, per le diverse accuse anche di omicidio. Mi chiedo se non sia una questione di nomi tra Michelangelo Buonarroti e Michelangelo Merisi. Non chiamate i vostri figli Michelangelo.
Vorrei tuttavia dilungarmi ancora per un'ultima personalità che non fu artista, ma come vi avevo anticipato all'inizio del video, è Orfeo, del mito di Orfeo ed Euridice. Orfeo è una personalità strettamente legata alla musica, nasce in Tracia nella generazione precedente la guerra di Troia ed era noto per le sue abilità canore e per la capacità con la sua lira di placare le bestie feroci e di dare vita e allegria anche agli elementi naturali come i sassi. C'è da specificare che nella Tracia dell'epoca c'erano diversi sciamani ai quali erano attribuiti proprietà di liberazione dello spirito e dell'anima attraverso la musica, che riusciva a causare degli stati di trance, di catarsi. Quindi la figura di Orfeo un po' era assimilabile a questi sciamani. Cosa succede? Lui si innamora di Euridice, questa donna bellissima della quale si innamora anche Ade, il dio degli inferi, che decide di farla mordere da un serpente e di farla precipitare nel regno degli inferi, rubandola ad Orfeo. Orfeo però non si dà per vinto e quindi scende agli inferi, si presenta al cospetto di Ade e Persefone, sua moglie, implorando di restituirgli la sua amata. La leggenda narra che in quel momento Ade fosse addormentato e che Persefone, sua moglie, si lasciò intenerire dall'amore che stava testimoniando in quel momento Orfeo e quindi concesse ad Orfeo la restituzione di Euridice ad un patto. Lui sarebbe ritornato, avrebbe fatto strada ad Euridice che l'avrebbe seguito, ma Orfeo non si sarebbe dovuto voltare, quindi non avrebbe potuto guardare la sua amata prima di essere uscita dal regno degli inferi. Direte voi, ma che ci vuole? Orfeo arriva a fine percorso uscendo dal regno degli inferi, credendo di essere fuori, si volta, ma non era ancora fuori e quindi vede inesorabilmente scomparire la figura della sua amata. Per sempre. Questo gli porta a grande disperazione, torna in Tracia e giura che non avrebbe mai più avuto un amore come quello per Euridice. Ma la sua bellezza fu tale da attrarre l'attenzione anche degli uomini di Tracia. Cosa successe? Che tutti gli uomini di Tracia che rivolgevano le attenzioni ad Orfeo ignoravano le loro mogli, le baccanti. Queste baccanti, note per la loro personalità veemente, irruenta e violenta, sentendosi messa in secondo piano a causa di questo Orfeo, lo aggrediscono e lo fanno a pezzi. In parte lo mangiano e in parte gettano le sue spoglie nel fiume Ebro. Quindi queste spoglie, tra le quali c'era anche la testa che Dio solo sa perché non abbiano mangiato, viene trasportata dalla corrente, protetta dal sommo dio Apollo in questo cammino attraverso il mare per approdare all'isola di Lesbo, dove, terminato in una grotta, rimase lì come oracolo dei secoli dei secoli. Spero di avervi divertito con quest'ultimo aneddoto. Spero di avervi divertito con quest'ultimo aneddoto, che il video sia stato interessante per voi, divulgatelo, adesso che sapete la vera storia di Orfeo ed Euridice, e keep calm and stay baccanti. Non so perché avevo la necessità di questo inglese. Vi bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!